Ed eccoci pronti a questo quarto match della serata che, scusate ma mi coinvolge di Lelio prima persona. Ramunni dalla ecco, Profighting Lelio Ramunni Santeramo, della Profighting Santeramo. Graziano Lassandro. Con il maestro Graziano Lassandro, campione italiano prima serie, K1 FIKB, 30 match. E il suo avversario all'angolo blu con 23 combattimenti, 16 vittorie, 2 pareggi e 5 persi. La sua palestra è la Tonic Milano, il suo maestro è maestro Massimo Dragoni. All'angolo blu, Alessio Andolina! Tonic Milano, 23 combattimenti, 16 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte, campione italiano di Sebat prima serie, signore e signori all'angolo blu, Alessio Andolina. Ed ecco nell'angolo blu Alessio Andolina della Milano On Fight, via Mestre, allenato dal maestro Massimo Dragoni. Ricordo che Alessio Andolina, che si allena a Milano in via Mestre, campione italiano prima serie Savat, anche lui uno dei nostri atleti di punta italiani, ma ha un duro avversario, Lelio Ramunni, anche lui campione italiano. Si affronteranno sulla distanza di 4 round da 2 minuti, categoria 85 kg. Due veri molossi. Alessio, un grande atleta, generoso, grande cuore, nonché un grande coach e personal trainer della palestra Tonic. Sarà un bellissimo match. Ed è il primo round, vorrei subito però l'intervento di Pierfrancesco, perché su un match come questo ci tengo a una valutazione esperta di Pier. Sicuramente qui è interessante vedere la differenza tra i due stili, perché Ramunni non ha mai messo le scarpette, è la prima volta che prova la Savate Pro. Andolina invece è un esperto, combatte più con più frequenza e anche forse con più piacere nella Savat, anche se magari è una Savat più pura. La Savat Pro è molto interessante perché permette di fare questo. Intanto è arrivato un sinistro potentissimo di Ramunni che Andolina è stato bravo a gestire, risponde con un gancio sinistro ancora Andolina, però Ramunni sicuramente ha delle mani molto molto pesanti e questo è riconosciuto un po' nel circuito, noi che lo conosciamo. Dicevo che ci sono due stili proprio diversi, infatti io però amo sempre dire, alla fine tutti gli sport possono essere da combattimento, avranno tanti stili, ma alla fine si tratta di mettere le mani e i piedi in faccia all'avversario, in poche sintetiche parole. Veramente simpatico Pier, perché poi come si suol dire, alla fine sono poche le cose che veramente sono importanti. Bisogna andare a segno, bisogna avere il tempo giusto, la precisione, la preparazione atletica adeguata. Ai ai ai, attenzione, un colpo, mi è sembrato un gancio sinistro, è entrato secco su Alessio, che prova a rialzarsi all'otto e si rialza
bravissimo, le mani sono molto pesanti di Lelio, come ci aveva preannunciato Pier Francesco. Effettivamente i colpi sono pesantissimi. Intervento medico e vince l'atleta per intervento medico. Il medico ha valutato di non proseguire. Per intervento del ha valutato medico. Di non proseguire il medico, evidentemente ha notato una ferita, non condivide l'atleta Alessio Andolina, perché non si sentiva di dover interrompere, però purtroppo il medico è quello che ha la decisione finale a riguardo. Vincitore del combattimento per il intervento medico, l'atleta Ramunni. Applauso meritato a Lelio Ramunni dalla Puglia, Pro Fighting Sant'Ermo. Ricordiamo il suo maestro Graziano Lassandro. Sul ring, per cortesia, per la premiazione, lo sponsor di Media Service, Filippo Duzioni. Per cortesia, sul ring. Ecco lo sponsor di Media Service sul ring per la premiazione. Un applauso, grazie. Premiato l'atleta Lelio Ramunni della Pro Fighting Sant'Eramo, capitanato dal maestro Graziano Lassandro. È entrato un vero gancio sinistro. Ebbene, passiamo al fulmicotone. Quinto combattimento della serata nel K1 Rules Pro. La categoria è quella dei meno 71 kg. Round da 3 minuti, 3 da 3 minuti, intervallati da un minuto di riposo. Chiamiamo il primo atleta, 16 combattimenti con 13 vittorie, un pareggio e due sconfitte, dalla Pro Fighting di Mantova, accompagnata dal maestro Matteo Milani, l'atleta Alin Baccareno.